ragazzuoli, siamo tornati qua in un video leggendario. Ed ebbene sì, ragazzi, dal titolo e dalla copertina sicuramente avete già intuito qualcosa, avete già capito. Siamo tornati nel video più atteso sul mio canale. Ogni volta che faccio uscire una canzone, ho appena fatto uscire una canzone che è settimane, che sta andando benissimo, vi ringrazio, vi lascio il link qua sotto. Ogni volta che faccio uscire però una canzone, vi aspettate un concerto. Ma ragazzi, mi sono stufato di fare i soliti concerti. Bisogna qualcuno che aiuti. Bisogna fare un upgrade, bisogna fare questi concerti. Io da solo non basto, ci sarà pure Giorgio. Ho pagato, Giorgio lo sa, una band. Raga, io sono di quattro ragazzi messicani che verranno a suonare qui. Quindi ragazzi, non posso farlo di notte perché loro lavorano anche. Infatti. Loro. E quindi li faccio venire qui di pomeriggio. Appena prima che lavoro. Esatto, adesso siamo a casa da soli. Loro arrivano per le 6:30, mio padre arriva per le 7 dal lavoro. Quindi mio padre entrerà e si troverà la banda. E lui che canta. E io che canto. Raga, cioè, dove diamine le vedete queste cose? Io adesso voglio capire, nella faccia della terra, chi ha mai portato quattro messicani in casa a suonare per la propria canzone. Per la propria canzone, facendo uno scherzo a qualcuno. Cioè. Assurdo. Raga, non vi voglio spoilerare troppo, però diciamo che loro faranno una parte loro, quindi introdurranno, apriranno il mio live, il mio concerto. Poi ci sarà il momento del mio concerto, dove mi aiuteranno anche facendomi forse da sottofondo musicale. Non so quello che verrà fuori, ho veramente tanta paura. Non lo so, ragazzi, ci vediamo stasera, piazzerò un po' di telecamere e niente. Per quanti like per questo video? 20, umili perché 20.000 è una cosa. 20.000, mi piace. Non è una cosa semplice da realizzare, ci abbiamo messo un bel po'. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Noi ci vediamo. Let's go. Allora, raga, 5 minuti e dovrebbe arrivare la band. Stiamo andando giù a prenderli e li aspettiamo giù. Non so, zio, cioè, non so cosa aspettare. Non so proprio cosa. Cioè, ma secondo te vengono già vestiti? Allora, secondo me sì, vai. Saranno già con tipo che capelli. Con no, Fla, secondo me si vestono loro. Cosa sto facendo? Zio, ma. Quanto casino faranno loro? Io ho troppo paura, zio. Poi ci vengono a chiamare tutti. No, bro, ma ci avranno cos'è? Trombe, ma chitarre. Il problema anche la cassa fa troppo rumore, zio. Cioè, già ma cosa c'hanno? Trombe, chitarre? Cos'è che c'hanno? No, dici, fratello, io ho paura. Ed ebbene sì, ragazzi. Sono arrivati. Qui alla mia destra ho letteralmente una band messicana in camera. Ed eccoli. Siamo mariachi. Así es México. Así es México, regà. Partiamo con le presentazioni. Antonio? Cristian? Gerardo? Claudio. Ragazzi, sono simpaticissimi e adesso gli stiamo spiegando un po' cosa succede. Tra poco arriva mio papà e niente, lo accoglieremo così, zio. Carichi? Let's go. Tu, frate, vai fuori a fare il bodyguard. Mi raccomando. Camera sulla testa. Non ti preoccupare, vai. Ed ebbene sì, signori e signori, oggi ad aprire questo live speciale. Ma come sei conciato? Che cosa? C'è un concerto privato? È sulla lista? No, lei non può entrare, è sulla lista? Che è fuori di testa? Che cosa? Ma c'hai ragione. No. No, lei non è sulla. È sulla lista sì o no? Chi l'ha invitata? Signor Rimoldi? Lei è il signor Rimoldi? No, un secondo, lei non so se è sulla lista. Ebbene sì, l'ospite speciale della serata è appena entrato ed è qua. Tra noi, tra poco arriverà lui, l'uomo più atteso. Vai a letto. La cucaraccia. Venite ragazzi, vieni qua, prima c'è il concerto adesso. Papà, allora. Adesso c'è il mio concerto. Tu puoi rimanere lì? Allora, ok. Grazie ragazzi. Adesso bene sì, grazie per l'introduzione ragazzi. Adesso partiamo con la mia canzone. Ok, con la mia canzone settimane, mi raccomando, andate tutti ad ascoltarla. Ok.
Devi sono settimane che piangi perché vuoi stare con me. Ho sempre qualcosa da fare, scarpe nuove da lanciare. Ma cosa sono la testa prole, se non esco quando piove. Ma fuori sono settimane. Dammi di giallo, sai. Ascolta Simone, ma che lingua parlano questi qua? Spagnolo. Devi sono settimane che piangi perché vuoi stare con me. Ma ho sempre qualcosa da fare, scarpe nuove da lanciare. Scusa se ho la testa altrove, se non esco quando piove. Ma fuori sono settimane, c'è di l'universale. Mi lasci parlare una... Grazie ragazzi, bravi, bravi, un applauso! Non so che lingua parlate, ascolta. Spagnolo di parlare. Lo capisco lo spagnolo. Non siamo in una discoteca qua, avete capito? Ah, chiede musica. Cos'è? Musica la discoteca! Musica! In corridoio! Andiamo di là! Quanta la vera! Basta! Quanta la vera! Falli venire! Suona! Venite ragazzi, venite! Adesso basta! Guanta la vera! Grazie ragazzi! Bravi miei ragazzi, oggi ho ospiti speciali. Ma mi fate parlare? Oh, mamma, hanno finito. Ascoltate un attimo. Io non so più che cosa dire. Però adesso basta. Perché non siamo dentro a ballare in una discoteca qua dentro. Stiamo facendo troppo lungo. Bailar! Allora, una alla volta. Vamos! Non ridete! Vamos, è un'altra canzone. Mi prendono per il culo! Ehi, camera! Vamos! Oh, oh! No. Adesso, unos, due, tre, quattro. È stato bello. Non si dice così. No, non mi interessa, anche stanno cercando di capire. Allora, adesso è stato bello. Amici come prima, ok? Adesso, vamos a letto, tutti e quattro. Avete stato bello, adesso basta. Perché non è una balera questa qua, capito? Okay. Non è una? Una balera. Lo sanno cos'è la balera? Dove? Ma mi prende per il culo. Grazie ragazzi, veramente. Grazie, un applauso. Facciamo l'applauso. Allora io vi ringrazio perché è una musica bella, però non si può fare una roba così nella Ma io sono Rivaldino, papà, non possono fare. Dobbiamo fare qualcosa lì. Ha detto che deve andare a Mucciaccio lì. Dai, Mucciaccio, ti saluto. Andate! Arrivo!
È il video più epico della mia vita. Amigos, stop.